Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Oggi abbiamo una puntata veramente speciale perché avremo una video intervista che abbiamo fatto ad Edgar Marcos Borias e a Lina Novak. Quindi continuiamo questo percorso delle interviste, ne abbiamo già svolte in passato. Vi mettiamo il link qua sopra, sia dell'intervista che abbiamo fatto a Gabriele Goffredo e Anna Matus, e abbiamo anche già fatto un'intervista a Vincenzo Marinello e Sara Casini. Vi mettiamo comunque il link sia qua sopra che sotto in descrizione per andare a vederle. Prima di andare avanti, però, volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale, attivate la campanella e soprattutto, se questo video vi piace, lasciateci un like. Ora lasciamo spazio alla sigla! Siamo pronti per iniziare con la videointervista, ma prima ve li vado a presentare un attimo. Edgar e Alina, sicuramente se seguite i nostri video li avrete già visti, solitamente fanno la finale nelle Star Cup e soprattutto nei Championship ora, quindi li potete vedere nel video della gara di Coper in Slovenia, in cui vi mettiamo anche qua sopra il link, e ora non ci resta che lasciare la parola a Edgar e Alina. Vai! Allora, essendo che noi veramente noi ci sentiamo qua come casa, per noi stare qua nel Montebale come casa, e ci piace sempre intervistare un pochettino i maestri campioni. Noi volevamo sapere come hai iniziato a ballare, sia tu che io. Perché non vedo, porca miseria. Allora, io ho iniziato a ballare quando ho avuto 8 anni. E praticamente una maestra di scuola ha visto che ero molto elastica, era una lezione tipo in scuola di, come si dice, di ginnastica, ecco. E lei ha detto, voleva parlare con i genitori, ha detto, voglio parlare con Genitori. sì. E ha detto, guarda, io vengo da un paesino molto piccolo, allora mi hanno detto che paese, tipo, non so, mezza ora da dove abitavo io, c'è scuola di ballo che mi portavano. Quando io ho visto tutte le ragazzine con piccole che ballano, io ho detto, quello che voglio fare, no? E mia figlia mi ha detto, sei sicura? Ho detto, avevo piani, piotta, ho detto sì, è così, è rimasto fino ad oggi. E ci puoi dire un pochettino anche le difficoltà che hai avuto per arrivare fino a quello che sono oggi? Allora, a parte che io sono veramente, Edgar lo sa che vengo da un paese piccolissimo, vero? Che, dicevo prima che abbiamo fatto colazione, io ho detto, vuoi prendere caffè? E lui, no, no, andiamo al bar. Io ho detto, quale bar? Non c'è bar. Allora, a parte le difficoltà che sempre i miei genitori dovevano portarmi a tipo mezza ora, 40 minuti da casa mia, ogni giorno, queste sono state sicuramente difficoltà, però so che i miei genitori hanno fatto per me. E dopo anche, diciamo, non vengo da una famiglia molto ricca, 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 allora i miei genitori facevano quello che potevano e con il tempo sono riuscita anche a fare da sola, per sforzo che ho fatto. Penso che questi sono lo spostamento e i soldi. Alla fine comunque i tuoi genitori hanno fatto tanti sacrifici anche perché vedevano che tu come bambina avevi realmente voglia di esprimerti per la Sì, danza. perché io vengo da una famiglia molto, come si dice? Allora, mio fratello è medico, cardiologo, mia sorella ha finito l'università più grande in Polonia, economista, mia mamma professora di matematica, mio papà anche di fisica. E tu vai E io volevo ballare, allora ero diciamo la pecora nera. pecora nera, io voglio ballare. E allora i miei genitori intanto mi hanno detto, guarda, tu puoi ballare, però devi studiare. Allora io ho finito l'università, ma ho finito l'università perché i miei genitori volevano, ok? E lì, come si dice? I appreciate La ringrazio. it. Sì, ringrazio, però sono stati molto,
duri con me perché hanno detto: guarda, se tu vuoi ballare va benissimo, però tu lo devi finire università. Allora, ancora già abitando in Spagna e ballando con Edgar, ho finito università in Polonia. Quindi sei riuscito poi a trasferirti in Spagna e finire la scuola? Sì, sì, perché sennò la mia mamma un giorno mi chiamava. Grazie, Lina. Un spagnolo caliente in Spagna, come inizia a ballare? In Spagna era difficile perché in Spagna se non giochi a calcio non fai niente, il ballo è una cosa ancora, perché in Spagna, non lo so come in Italia, tutti ballano. Io vengo di una famiglia normale, ma di una famiglia che viene del sud e tutti ballano. Una cugina che balla contemporaneo, un altro gruppo di cugini che hanno un gruppo di flamenco, una maestra di flamenco, un'altra cantante, quindi artisti. E ho iniziato perché la scuola in Spagna sempre devi fare un'attività dopo della scuola, no? Vai un po' a basket, va. E la mia mamma mi dice: devi fare qualcosa. Ho provato football, calcio, niente. Punto, no. La porteria era là, mi faceva il gol, gli andava la palla. Dopo mi hanno messo nella squadra femminile del basketball. Un, dos, tre, no. Dopo lavorava a tennis, io prendeva tutte le palette. E dopo in quel momento era fashion, perché in Spagna un po' sempre ha seguito un po' lo che faceva Italia. E era dappertutto, si vedeva il ballo, la danza sportiva in tutto, però ho iniziato prima a andare in programma di televisione, a imitare ai famosi, e anche vinto, sono andato, però semplicemente imitare, vedevano, guarda, lui ha... non talento, lui ha qualcosa. E dopo con la mia zia inizio, dopo ho visto la danza sportiva, era per tutto, per la televisione. Ho iniziato così, però non era, no, aveva 12-13 anni, un po' tardi. E così è iniziato, e dopo quella è stata come una cosa che, una droga, mi è piaciuta, voleva più. Fine oggi, non ho avuto mai dubbi e scusa. Voleva, sempre voleva. Sacrifici come tutti noi, non viaggio, non ho fatto viaggi, quelli che fai alla fine del corso della scuola, che devi fare un viaggio di una settimana, veniva a Roma o a Tenerife, o campionato di Spagna, o quello, o tutto quello, alla fine non ho avuto mai, da junior che ho iniziato a ballare, non ho finito mai, fine da oggi. Ci puoi raccontare magari qualche evento proprio che hai sentito che per te era un sacrificio? Quando si è distribuito, oppure come è gestito magari da parte economica, le difficoltà anche familiari. Sì, perché anche io vengo da una famiglia di lavoro normale. E io ho un fratello più vecchio che lui ancora sta studiando, anche economia, ha studiato tutto, era il sindaco della mia città, quindi io avevo quella pressione e io vedevo il sacrificio. Quando tu vedi il sacrificio del tuo papà e della tua mamma, la unica forma che se lo puoi ringraziare e tornarselo indietro è di fare il massimo. Non di vincere, perché vince solo uno, di fare il massimo. Io non ho avuto dubbi. Cioè, la scuola andava e doveva essere il primo. Andava, finiva la scuola e devi andare a allenare. E il mio papà, 3-4 anni fa, in un campionato del mondo nostra, va, ancora ballava, ancora stavi. Mi viene dopo il primo turno, dopo di quasi 20 anni ballando, e mi dice: figlio mio, non sapeva che ballavi così bene. Papà, un po' tardi, no? Però il mio papà faceva sabato le ore extra nel lavoro, anche domenica, e tanti sacrifici. Io anche non avevo, io sono spagnolo, però porto tanti tempo abitavo a Mosca, abitavo a Budapest, abitando in Italia, cercando il successo per imparare e cercando, devo andare là, i sacrifici tanti, momenti come tutti noi, difficile, molto difficile, che a volte ti fa pensare un po', perché a volte vedi i tuoi amici che fanno altre cose e dici: ma, però la soddisfazione di andare a una gara, di gareggiare, di ballare, questo non si paga con soldi, e sono anni. Ancora continuo pure, non è fatto dopo. Applauso,
Gabriele, grazie a Maurizio, perché ogni volta danno una possibilità a tutti loro di avere un'informazione importante, un'informazione per crescere. Quindi fare solamente tesoro di tutte le informazioni e cercare magari di creare una vostra strada. Ok? Adesso tutti in piedi e forza! Bene, anche per questo video è tutto, quindi vi diamo appuntamento ovviamente sul nostro prossimo video, sulla nostra prossima intervista. Vi anticipo già, ci sarà un video che uscirà a breve che parlerà, sarà sempre di Edgar, che parlerà del paso doble. Lui ovviamente, essendo spagnolo, ci ha spiegato veramente tante cose interessantissime sul paso doble, sulla musica del paso doble, sulla storia del paso doble e come interpretarlo. Quindi tra poco uscirà un altro video. Per ora vi saluto, se avete qualche domanda, volete lasciarci qualche commento, mi raccomando scrivetecelo qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Gabriele!